Buongiorno a tutti e benvenuti a Homo Faber Italia, il primo programma videocast che vuole esplorare il percorso personale e professionale di italiani che hanno avuto successo all'estero. Quest'oggi abbiamo l'onore di avere con noi la dottoressa Silvia Manca, responsabile dei programmi di impatto sociale presso il Fondo Europeo degli Investimenti, che fa parte del gruppo BEI e si trova in Lussemburgo. Dopo la laurea in economia per le arti, la cultura e la comunicazione, la dottoressa Manca ha iniziato la sua carriera presso State Street, una delle maggiori società statunitensi di servizi finanziari e bancari. Dal 2008 la dottoressa Manca lavora con incarichi manageriali presso il Fondo Europeo, dove si occupa di sviluppare nuovi programmi per supportare le piccole e medie imprese, con un focus soprattutto nelle microimprese e imprese sociali. La dottoressa Manca è spesso invitata anche come keynote speaker presso eventi di grande rilievo internazionale, dove discute di tematiche come impact investing, finanza inclusiva e social entrepreneurship. Con questa chiacchierata, la dottoressa Manca ci racconterà un po' di più la sua storia e le esperienze che l'hanno portata a intraprendere questo percorso. Quindi, grazie dottoressa Manca per la disponibilità. Come sta e dove si trova adesso? Grazie mille, è un onore per me essere qui in questo programma, insomma, per parlare appunto ai nostri connazionali. Dunque, io sto molto bene, mi trovo adesso a Lussemburgo, ho passato il periodo delle vacanze natalizie a casa dei miei genitori in Sardegna, adesso sono rientrata, diciamo, a pieno regime al lavoro, quindi sono qua da qualche settimana. Vorrei sapere, per i non esperti del settore, ci racconti un po' di più che cosa fa il Fondo Europeo degli Investimenti Certo. e lei nello specifico su cosa sta lavorando adesso? Sì, dunque il Fondo Europeo degli Investimenti fa parte del gruppo BEI, Banca Europea degli Investimenti, e come ha detto appunto ha sede a Lussemburgo. L'obiettivo del FEI è quello di supportare le piccole e medie imprese che si trovano soprattutto in Europa, non direttamente ma indirettamente attraverso tutta una serie di intermediari finanziari. Questi possono essere banche, istituzioni di microfinanza, fondi di investimento, business angels, eccetera. E qual è la nostra caratteristica? La nostra caratteristica è che gestiamo dei programmi molto importanti che sono ispirati agli obiettivi dell'Unione Europea. E gestiamo questi programmi con l'obiettivo poi di investire, di mettere a disposizione delle insomma, somme di denaro agli intermediari finanziari sul mercato, che poi a loro volta li devono mettere a disposizione delle piccole e medie imprese. È così che abbiamo programmi che si indirizzano, diciamo, a vari aspetti di policy. Abbiamo programmi dedicati all'innovazione, abbiamo programmi dedicati alla cultura, programmi dedicati alle skills e nello specifico, diciamo, del mio settore, programmi appunto ad impatto sociale. Che cosa sono questi? Sono dei progetti che il FEI ha fatto, diciamo, insieme alla Commissione europea, insieme alla Banca europea degli investimenti, insieme ad altri partner, che hanno appunto l'obiettivo di favorire l'accesso al credito oppure di favorire gli investimenti in capitale di rischio per delle imprese che magari talvolta hanno difficoltà ad accedere a questo tipo di mercati. Per esempio, per quanto riguarda la microfinanza, parliamo spesso di imprenditori che magari non hanno un profilo di rischio tale che viene supportato dalle banche tradizionali. Per quanto riguarda le imprese sociali, parliamo di imprese che talvolta hanno dei modelli di business che non sono ancora, diciamo, troppo conosciuti dagli intermediari finanziari. Quindi, qual è il nostro obiettivo? Quello, per esempio, di fornire degli strumenti che facciano in modo di prendere una parte del rischio in modo tale da incentivare questi intermediari finanziari a, da un lato, offrire più prestiti magari a delle condizioni più vantaggiose, dall'altro, intraprendere appunto questi investimenti in equity sostanzialmente. E l'obiettivo principe, naturalmente, è quello di stimolare l'imprenditorialità e di creare anche a livello europeo o contribuire a creare a livello europeo il cosiddetto ecosistema. Diciamo, se partiamo dal punto di vista del mercato,
L'obiettivo principale dei programmi che gestisco è quello di favorire e di supportare nei vari stadi di sviluppo dell'impresa, quindi dall'incipit, dalla prima fase di sviluppo fino alla fase di espansione e crescita, le imprese che hanno un impatto sociale, quindi che abbiano una intenzionalità dell'impatto, una misurabilità dell'impatto e chiaramente un impatto positivo sulla nostra società o sul nostro o sull'ambiente, insomma. Questo è, diciamo, in soldoni quello che facciamo. Poi ovviamente abbiamo vari tipi di strumenti finanziari e gli strumenti finanziari a livello europeo sono una delle leve attraverso cui l'Unione Europea, diciamo, cerca di raggiungere determinati obiettivi che poi hanno anche altri, diciamo, pilastri attraverso i quali si lavora. Ottimo, immagino che lei abbia lavorato tantissimo in quest'ultimo periodo, visto che le tematiche di cui si occupa sono molto attuali, soprattutto alla luce della situazione Covid-pandemia. Si è molto parlato appunto di sviluppare ecosistemi e imprenditorialità. Assolutamente, il periodo, il 2020, l'anno del Covid è stato molto intenso perché attraverso alcuni programmi che il FEI gestisce abbiamo appunto cercato di incentivare e di supportare ancora di più le piccole e medie imprese, le imprese a carattere innovativo, le microimprese, le imprese a carattere sociale. In che modo? Da un lato cercando di iniettare, diciamo, più risorse sostanzialmente attraverso risorse della Commissione Europea, dall'altro cercando di modificare alcuni termini per esempio avere a disposizione più liquidità o avere magari dei termini più agevolati in un certo senso per appunto venire incontro alle esigenze delle imprese di questo periodo. Ovviamente il lavoro non è certo finito, dopo una prima fase di risposta alla crisi, adesso c'è la fase della ricostruzione in un certo senso e dell'incentivo di lungo periodo. Il 2021 è un anno molto particolare perché siamo nella fase di transizione fra il primo o il precedente framework finanziario dell'Unione Europea e l'attuale, nel quale c'è un fondo molto importante su cui noi stiamo lavorando, che è InvestEU. Adesso vorrei passare a parlare un po' di più del suo percorso personale, partendo dall'inizio. Quando lei era alle superiori, c'era un talento in particolare che aveva e come l'ha riconosciuto? Allora, devo dire che non mi ricordo quando ero alle superiori di aver mai pensato di avere un talento particolare. Forse qualcuno mi diceva qualcosa ogni tanto, i miei genitori, i miei insegnanti, però mi ricordo molto bene le cose che mi piacevano, mi ricordo molto bene le cose per cui non facevo fatica a stare sveglia la notte, non facevo fatica a fare magari lo sforzo superiore rispetto ad altri ambiti. E queste tematiche erano le lettere antiche, avevo una grandissima passione per il latino e il greco, non solo per la traduzione, ma anche per tutta, diciamo, la cultura che si celava, insomma, dietro alle lingue. E poi l'altra mia grande passione era la scrittura. Mi ricordo che scrivevo sia per ragioni scolastiche, ma anche per motivi, insomma, personali, scrivevo poesie, scrivevo testi, e nello scrivere avevo, come dire, il mio momento catartico, il mio momento liberatorio, ed era una cosa che mi veniva molto naturale. E la terza cosa è la danza. Io la mia adolescenza, anzi la mia infanzia, adolescenza e anche insomma, l'età di giovane adulta è stata accompagnata dalla danza, che è una disciplina con cui sono cresciuta. La mia insegnante di danza, per esempio, è una delle persone più importanti nella mia formazione, nella mia vita in generale. E quindi direi che queste tre cose erano le cose che proprio mi facevano felice e per cui l'impegno non era considerato gravoso né eccessivo, ecco. Che bello! E da queste passioni come si è avvicinata poi al mondo dell'economia? Dunque, la verità è successo, è che è successo per caso, perché ricordo bene quando ho terminato il diploma, ricordo bene la confusione che avevo in testa.
ero un po' brava in tutte le materie, mi ricordo che chiedevo ai miei genitori o ad altri, ma secondo voi che cosa sono portata, cosa devo scegliere? Insomma, brancolavo un po' nel buio, per essere proprio onesta. Poi è successo qualcosa che mi porterò dietro a vita e che, a cui insomma riconosco un grande valore, cioè il momento in cui si accende la famosa lampadina in testa. Mi ricordo che leggendo i vari depliant, i depliant, cercando le cose su internet, informandomi qua e là, ho visto questo corso all'Università Bocconi, un corso all'epoca nuovo, credo fosse il secondo anno, quando io l'ho notato, il secondo anno di esistenza, che si chiamava, Economia per le arti, la cultura e la comunicazione. E lì mi si è accesa appunto questa lampadina perché era una materia che io francamente non avevo studiato prima, l'economia, né la contabilità, né la finanza, avendo fatto, diciamo, il liceo classico. Quindi una cosa, come dire, nuova che mi intrigava. Dall'altro c'era questo richiamo alle arti e alla cultura che sostanzialmente erano la mia passione. Quindi ho pensato, perché non unire le due cose? E così ho mandato insomma la mia iscrizione e poi ho iniziato il mio percorso. Poi da lì, dall'università, diciamo, mi sono sempre mantenuta nell'ambito appunto dell'economia, della finanza, eccetera, però anche lì con una vocazione, con un'attenzione verso gli ambiti, diciamo, che più mi appassionavano, ecco, e mi appassionano tuttora. Ottimo. E una volta finito gli studi, lei ha lavorato prima per un breve periodo alla Commissione europea, prima di passare a State Street. Che cosa l'ha spinta dal settore pubblico verso quello privato? Dunque, non è stata una scelta dettata, diciamo, dalla curiosità di passare dal pubblico al privato, è stata più che altro la volontà, l'entusiasmo anche di passare da una condizione di, io ho fatto una internship alla Commissione europea e quella in State Street era, diciamo, la mia prima vera offerta di lavoro in un certo senso. Quindi c'era più questa frenesia di entrare un po' nel mondo dei grandi, di costruire la mia indipendenza, di costruire il mio profilo professionale. Quindi non è stata una decisione, ok, vediamo un po' cosa si dice dall'altra parte, no? Adesso ho visto un po' il pubblico, vediamo cosa si dice nel privato. No, è stata più che altro la volontà di mettermi in gioco su un terreno che sostanzialmente non conoscevo. In più, Lussemburgo è comunque una piazza, insomma, finanziaria molto importante, quindi anche lavorare in una delle maggiori istituzioni del settore per la gestione dei fondi, eccetera, rappresentava sicuramente un'opportunità allettante. Poi mettiamoci anche un po', come dire, l'entusiasmo, ero abbastanza giovane all'epoca, avevo 24 anni, quindi ero insomma pronta per esplorare il mondo, ecco. E ci racconti un po' allora la sua esperienza a State Street, che cosa imparò durante questo periodo di cui ancora oggi fa tesoro? Sì, allora, come dicevo, State Street è stata la mia esperienza lavorativa. Più, diciamo, la prima vera esperienza lavorativa dopo alcune internship. E, ho avuto la fortuna non solo di incontrare naturalmente colleghi e manager molto, molto validi e molto, insomma, formativi, ma anche di aderire ad un programma di rotazione, cioè ogni circa 5-6 mesi cambiavo dipartimento. E in questo modo ho avuto la possibilità di vedere un po' il business a tutto tondo. Certo, 5-6 mesi non sono niente per capire nel dettaglio le tematiche, gli ingranaggi, eccetera, però questa rotazione mi ha dato il vantaggio di toccare con mano quanto sia importante la visione d'insieme, cioè il progetto generale a cui poi ogni team, ogni servizio contribuisce. E questa, devo dire, è una cosa che mi ha prima di tutto aiutato non solo nel mio lavoro, ma anche nei miei ruoli manageriali, cioè fare in modo che le persone siano parte di un progetto. Poi certo, ognuno ha le sue responsabilità, ognuno agisce nel campo di cui è responsabile o esperto, però se si riesce ad avere questa visione d'insieme, secondo me si ottengono risultati migliori e questo l'ho toccato con mano a State Street.
E poi sicuramente è stata la mia prima, diciamo, esperienza dove ho imparato anche un po' le regole non scritte del mercato del lavoro. Certo, poi in ogni lavoro c'è una fase di rodaggio, di transizione, dove si imparano poi le specifiche tecniche, eccetera. Però, secondo me, quando un giovane si approccia al mondo del lavoro, i primi anni sono fondamentali per capire un po' come funzionano, per capire un po' la transizione dal mondo accademico al mondo lavorativo. Quindi mi ricordo che i primi mesi mi sono sentita, diciamo, ero abbastanza ansiosa, mi sono sentita quasi come una bambina che era stata messa nell'acqua e non sapeva nuotare. Poi piano piano mi sono ripresa, insomma, anche lì ho costruito un po' il mio profilo con risultati, ma anche fallimenti, eccetera. Approfondiremo questo tema dei risultati e fallimenti più avanti. Voglio sapere adesso, come si è concretizzata l'opportunità poi da State Street di lavorare presso il Fondo Europeo degli Investimenti a Lussemburgo? Sì, anche lì è stata un po' una coincidenza. Dunque, io in State Street ho passato un breve periodo nel team di project management, dove tra l'altro ho scoperto anche di avere una particolare vocazione, diciamo, per questo tipo di lavoro. E in quel periodo il Fondo Europeo degli Investimenti stava cercando appunto delle persone con questo background nel project management. Quindi io, insomma, ho visto la posizione, ho inviato il curriculum, ho passato i vari step di selezione e poi sono entrata. È stata, diciamo, una casualità, insomma, fortunata sicuramente. E com'è stato il primo impatto con il Lussemburgo? Dunque, sono arrivata a Lussemburgo dopo la mia laurea a Milano, ho fatto un brevissimo periodo a Copenaghen e poi sono venuta qua a Lussemburgo. E dunque, il primo impatto devo dire che è stato positivo, perché all'epoca, facendo l'internship qui, ero in contatto, diciamo, con molti studenti freschi di studi, un po' come me, di varie nazionalità. Quindi ho quasi rivissuto, diciamo, la bellezza dei tempi universitari. Poi certo, quando ho iniziato a lavorare, le cose naturalmente sono un po' cambiate, perché cambiano le responsabilità, crescendo cambiano anche i ritmi, e ho avuto la fortuna di incontrare delle persone che poi sono rimaste, insomma, nella mia vita fino adesso, quindi di stringere delle amicizie molto, molto forti. Non nego che ho avuto dei momenti un po' di difficoltà, anche di nostalgia, soprattutto per quanto riguarda magari la lontananza da casa. Non nego tuttora che quando torno in Sardegna, a casa dei miei, i primi giorni, quando ritorno, diciamo, i primi giorni sono sempre un po' duri, però penso che faccia parte un po' della vita. Io uso sempre con i miei amici una metafora, cioè dico, quando si lascia un ecosistema dove magari si sta bene, poi secondo me almeno, non si troverà mai l'equilibrio perfetto, nel senso che ci sarà sempre magari il pensiero a quello che si è lasciato là, e quando si è là ci sarà sempre il pensiero di quello che si è lasciato dall'altra parte, però alla fine, secondo me, l'importante è cercare di prendere il bello da ogni parte, quindi è la vita, insomma. Questa è una riflessione che accomuna molti italiani che sono partiti e che ogni tanto si sente un po' la mancanza di casa, dell'Italia. Per concludere questo grande topic di percorso professionale e carriera, vorrei sapere, lei adesso è manager al Fondo Europeo degli Investimenti, che è un'istituzione molto molto prestigiosa. Vorrei sapere, ci sono delle sue caratteristiche che secondo lei l'hanno contraddistinta durante questi anni di carriera, che l'hanno fatto capire che se si fosse impegnata avrebbe ottenuto, diciamo, risultati importanti? Allora, sì, ci sono delle caratteristiche che ho coltivato, non necessariamente in vista magari di un ritorno professionale, ma penso che facciano parte di me proprio come persona. Però adesso, insomma, alla distanza ho visto che mi hanno comunque premiato. La prima cosa sicuramente è la passione. La passione che ha due facce. Una positiva, perché quando
uno è appassionato del, insomma, del suo lavoro, di quello che fa, come ho la fortuna di essere io in questo ruolo, non sente la fatica, riesce anche magari a, a trascinare gli altri, a creare un senso di unità su particolari progetti, su particolari visioni nel futuro. La, la parte, diciamo, meno positiva o comunque un po' più pericolosa è il fatto che magari con la passione non si vedono molti ostacoli, non si vedono molti delle situazioni che magari si dovrebbero prendere in, in considerazione, ecco. Quindi a volte la passione ci può rendere anche meno, meno accorti per quanto riguarda certe, certe situazioni. Però sicuramente facendo un bilancio della mia, del mio percorso, penso che questa sia una caratteristica che mi porto dietro dalla, dalla mia infanzia o comunque dalla mia giovinezza. Poi la seconda cosa è l'organizzazione. Penso di essere molto organizzata, abbastanza metodica, e quando si gestiscono magari progetti complessi che richiedono la partecipazione di varie persone, vari servizi e varie skills, diciamo, è importante cercare di organizzare il lavoro. E questo magari si rifà anche al mio background di project manager. Poi la terza, penso di essere una persona abbastanza empatica e mi piace molto il, l'interazione umana, mi piace nel, nei progetti che gestisco anche vedere come le persone, le diverse persone affrontano i problemi, lo prendo quasi come un esercizio psicologico, che è una cosa che mi appassiona molto. Su quest'ultimo punto che hai detto, l'empatia, come sta vivendo il periodo della pandemia in cui stiamo tutti lavorando da casa e quindi si perde un po' quel contatto umano che caratterizza, diciamo, lavorare su, su progetti o comunque in un team grande? Sì, effettivamente ho patito e sto patendo molto questa situazione, perché mi mancano le, non solo le chiacchierate, ma anche quelle, quelle idee magari che con i miei colleghi sviluppavamo, non so, intorno a un caffè o da una semplice così chiacchierata, eccetera. Certo, siamo aiutati molto dalla, dalla tecnologia, e devo dire che abbiamo tutti sviluppato una certa empatia anche nei confronti di questi nuovi strumenti tecnologici. Con il mio team, con i miei colleghi, ma anche con i miei amici, la mia famiglia, eccetera, ovviamente ci teniamo in contatto quotidiano, quindi sono sempre aggiornata, diciamo, su tutto ciò che succede. Devo dire che con i miei colleghi, insomma, siamo riusciti a assicurare una, dei buoni risultati, ecco, anche in questa situazione. Tuttavia, sì, mi manca il contatto, mi manca l'interazione, quindi francamente non vedo l'ora di poter ritornare un po' alla situazione precedente, ecco. Anche io sottoscrivo quello che ha detto. ci riteniamo comunque molto fortunati di poter lavorare tramite questi mezzi, però comunque sì, il contatto umano manca, i cosiddetti water cooler moments sono andati, sì, cioè sono sì, più difficili sì, da far accadere online. Assolutamente, sì. Allora, passerei a parlare dei momenti chiave, come citavo prima. Vorrei che mi raccontasse due momenti significativi. Il primo, qual è stato il momento di maggiore orgoglio e perché? Il secondo, invece, il momento, l'esperienza dove ha riscontrato le maggiori difficoltà e come le affrontate? Nel mio percorso professionale, insomma, è circa 12 anni che lavoro al FEI, quindi forse gli episodi più rilevanti, ecco, sono capitati durante questi 12 anni. Per quanto riguarda l'episodio di cui sono più orgogliosa, forse non c'è un episodio singolo, però c'è il fatto di aver portato avanti insieme ai miei colleghi che hanno lavorato con me su questi campi, di aver sviluppato molto questa quest'area e di aver contribuito, insomma, in minima parte a rendere il, i programmi ad impatto sociale nell'ambito della microfinanza, nell'ambito della, dell'impact investing, eccetera, un elemento importante nel, nell'ecosistema europeo. Mi ricordo quando sono arrivata in questa funzione, i programmi o comunque gli strumenti finanziari che gestivamo
erano ancora a livello di progetto pilota, quindi si stava ancora vedendo un po' se funzionavano oppure come potevamo portarli a diventare più importanti, ad avere più impatto, e negli anni, diciamo, ci siamo riusciti. Quindi non solo mettendo a disposizione più risorse finanziarie e anche più risorse umane verso questa direzione, ma anche diventando comunque un partner importante a livello europeo di varie istituzioni. Per esempio, quando sono arrivata in questa funzione, il segmento non era così sviluppato all'interno dell'istituzione. Adesso abbiamo ben 3 team che si occupano di questo settore. Uno di business development, che è il mio, che gestisco, e poi 2 team che si occupano invece degli investimenti. Uno relativo all'equity, al capitale di rischio, e l'altro invece con riferimento agli strumenti di debito. L'episodio in cui ho avuto più difficoltà. Magari ne potrei citare 2. Allora, uno, i miei colleghi spesso non ci credono, però prima di cominciare magari a parlare in pubblico, quindi ad essere invitata come speaker, eccetera, avevo una paura folle del palcoscenico in un certo senso. E mi ricordo le notti insonni che passavo magari prima di un evento perché avevo paura di fallire, avevo paura magari di non essere abbastanza chiara, eccetera. E per me era quasi una fobia che poi ho superato con, sicuramente grazie all'aiuto di vari mentori e poi al fatto di aver, diciamo, deciso di superare quella soglia della paura, fino al punto che adesso è una delle cose che mi piace di più. Parlare dei programmi che gestisco, parlare degli imprenditori che abbiamo supportato, di quello su cui stiamo lavorando, è una sicuramente delle cose che mi piace di più fare. E l'altra cosa è, mi sono trovata, insomma, spesso nel campo del business development, come sappiamo, si portano avanti delle idee, però non tutte le idee poi si materializzano. E collegandomi al discorso della passione che facevo prima, quando magari si mettono molte energie, molta passione, a volte anche sofferenza, diciamo, in casi estremi, in un progetto, e poi questo progetto per qualsiasi tipo di ragione, anche al di fuori del mio controllo naturalmente, ma può essere anche a causa magari della mia, magari non di una comunicazione non ottimale, eccetera, può essere che questo progetto non si materializzi. Quindi all'inizio per me era veramente difficile accettare in un certo senso questo che io consideravo un fallimento. Dopo, col tempo, ho imparato che questo fa parte del gioco e non significa un fallimento personale, ma semplicemente fa parte appunto del ruolo del business developer, ecco. Però mi ricordo che le prime volte era molto doloroso per me, ecco. Passiamo adesso invece a riflessioni un po' più personali, alla luce, diciamo, della carriera che ha raggiunto fino adesso. Sì. C'è qualcosa che ha imparato durante la sua carriera che avrebbe voluto sapere a 20 anni, o magari quando era ancora all'università, sul mondo del lavoro? Sì. Allora, vabbè, chiaramente ci sono tantissime cose, però in particolare ce ne sono 2. La prima, un po' più pragmatica, ed è la capacità di sintesi. Mi ricordo quando ero a scuola, appunto, che scrivevo questi papiri, ero proprio molto, mi dilungavo moltissimo, pensando che la quantità, pensando appunto di veicolare, diciamo, più qualità attraverso la quantità. Ahimè, con il mio percorso professionale ho scoperto che spesso è esattamente l'opposto, nel senso che, come sappiamo bene, oggi il tempo è la risorsa scarsa, e quindi se vogliamo avere una comunicazione d'impatto effettiva ed efficace, spesso magari 2 o 3 linee scritte in maniera impeccabile e chiara fanno più effetto e magari contribuiscono di più al successo di un progetto, di un'idea, di una
comunicazione, insomma qualsiasi cosa, rispetto magari a fiumi di parole. Quindi questa è una cosa a livello pragmatico che sicuramente ho imparato col tempo, che forse avrei dovuto imparare prima nei miei 20 anni. E l'altra cosa è più filosofica in un certo senso, ed è il fatto che niente è definitivo, cioè molte delle decisioni che prendiamo a livello personale, a livello professionale, non sono mai definitive, nel senso che si possono cambiare, o comunque possono intervenire anche fattori esterni che cambiano il corso delle cose. Mi ricordo che nei miei 20 anni vivevo molte situazioni con ansia, con apprensione, pensando magari a potenziali eventi catastrofici come risultato delle mie azioni, delle mie decisioni. Non è mai successo niente di catastrofico, quindi diciamo che mi sarei risparmiata molte notti insonni se avessi sviluppato questa un po' più di calma, ecco, diciamo, durante i miei 20 anni. Voglio soltanto dire che sottoscrivo entrambi i punti che ha citato, che sono anche punti che io sto imparando adesso sul mondo del lavoro. Il primo punto, appunto, come fare sintesi e avere una comunicazione efficace. E questo punto è stato anche citato da altri due ospiti che sono stati con noi, il dottor Cottarelli e il dottor Gianmaria Milesi Ferretti, hanno appunto sottolineato l'aspetto fondamentale di una comunicazione chiara, soprattutto in ambienti internazionali dove ci sono persone che hanno una madrelingua diversa e quindi bisogna avere una comunicazione davvero efficace. Quindi sembra davvero un punto molto importante. Ok, vorrei chiederle, guardando indietro alla sua carriera, c'è qualcosa che, se potesse, vorrebbe cambiare? Allora, in realtà no, perché adesso alla mia età, ho quasi 40 anni, diciamo, sto iniziando ad unire i cosiddetti puntini e mi rendo conto che, diciamo, il disegno non è male. E torno su questo punto in un attimo. Forse quello che avrei voluto cambiare è il fatto, a volte, magari di osare di più. Non so se ho quell'idea che secondo me è vincente, di vincere la timidezza, la paura dell'apparire magari stupida o banale, e proporla. Quindi forse questo sì, è una cosa che magari mi continuo a dire adesso, e non so se avrebbe fatto la differenza nel mio percorso professionale, però ho visto che, diciamo, c'è forse più da perdere a rinunciare a proporre un'idea innovativa piuttosto che tacere, ecco. E per quanto riguarda, dicevo, il punto dell'unire i puntini, ho parlato appunto delle mie passioni per le lettere, per l'arte, eccetera. Poi ho cercato di coltivare anche durante il periodo universitario, attraverso questo corso appunto di economia per le arti, la cultura e la comunicazione. Ho continuato poi dopo l'università a fare danza, chiaramente a livello assolutamente amatoriale, e a andare a teatro, informarmi, eccetera. Però il mio percorso professionale chiaramente era totalmente diverso. E quando pensavo che queste due strade fossero, diciamo, parallele, ma che non si potessero mai più toccare, in realtà poi è successo al fondo europeo, è successo che ho avuto la possibilità di lavorare insieme a degli altri colleghi al primo strumento finanziario per imprese del settore creativo e culturale. Ed è, certo, parliamo sempre di strumenti finanziari, però applicati in un ambito che era molto vicino, diciamo, alle mie passioni. E lì ho capito che a volte, appunto, la vita dei meccanismi indescrivibili per far riquadrare il cerchio. Mm-hmm. E di lì poi ho continuato a sviluppare, appunto, questa mia passione finché non sono diventata, non sono arrivata nel team degli investimenti ad impatto sociale, dove ho la possibilità, appunto, di vedere le cose positive che possiamo fare verso questi imprenditori che hanno, appunto, questa
vocazione nel creare impatto per la società e per l'ambiente. Ecco, quindi lì ho pensato, ok, forse il fatto di aver intrapreso, di aver avuto questi due percorsi paralleli che a un certo punto non avevano niente a che fare l'uno con l'altro, poi il cerchio si è chiuso e ho avuto insomma la possibilità di sfruttare o di beneficiare di entrambe queste esperienze. Ecco. Adesso ci focalizziamo un po' di più sul suo presente e futuro professionale. Vorrei sapere, prima di tutto, qual è l'aspetto del suo lavoro che l'appassiona maggiormente oggigiorno e a seguito appunto di questa carriera che ha, quali progetti ha ancora nel cassetto? La cosa che mi appassiona maggiormente del mio lavoro è appunto, sono due cose principalmente. Dunque, la prima è la connessione con il tessuto imprenditoriale. Nel senso che ho detto prima che appunto il fondo non investe o comunque non supporta direttamente gli imprenditori, ma lo fa attraverso una serie di intermediari finanziari. Quindi tecnicamente non ho il contatto con gli imprenditori. Però vedendo, diciamo, facendo un passo indietro e vedendo quello che siamo riusciti a fare, quello che potremmo fare, perché naturalmente bisogna restare sempre umili e sapere, insomma, che ancora il lavoro non è finito ed è lontano dall'esserlo, vedere le storie di piccoli imprenditori che magari grazie a determinati programmi si sono sviluppati, sono riusciti a far diventare realtà i propri sogni è una cosa che per me è proprio è magia quasi e mi dà la forza di continuare con ancora più entusiasmo. Ma questo perché? Perché io sono figlia di due imprenditori. I miei genitori hanno una libreria in Sardegna, io sono cresciuta nella libreria che tra l'altro è in un posto turistico, quindi mi ricordo, non so, d'estate che mi addormentavo tra i libri e ho vissuto con i miei genitori la passione per questo lavoro imprenditoriale, ma anche le sofferenze, anche i problemi che questo lavoro comporta. E quindi mi dico adesso, dopo vari anni, diciamo, la mia luce, il mio guiding principle, come diremmo in inglese, è il fatto di poter aiutare, certo indirettamente, ma degli imprenditori come i miei genitori. Quindi questo per me è un elemento determinante e parte della mia motivazione. E l'altro aspetto che mi appassiona moltissimo è l'empatia, la sinergia che ho creato con i miei colleghi, col mio team e con tutta, diciamo, la famiglia del FEI, ma anche oltre il FEI, insomma, con i nostri partner, ed è una forza molto, molto importante. Cioè mi sento parte di una famiglia, mi sento parte di un progetto e come tale so di avere delle responsabilità importanti e cerco di fare del mio meglio, insomma, per essere all'altezza. Però questi due aspetti del mio lavoro mi danno una motivazione importante, ecco. Dottoressa Manca, avendo lei ricoperto ruoli manageriali importanti in istituzioni finanziarie, istituzioni che di solito sono state un po' magari avverse al mondo femminile, vorrei sapere quali consigli darebbe alle giovani che si vogliono avvicinare a questo ambito e che stanno facendo i primi passi nel mondo professionale? Sì, devo dire come donna ho sempre trovato delle situazioni, diciamo, molto, molto favorevoli al mio percorso professionale. Non ho mai sofferto né di discriminazioni né altro. Quello che mi sento di dire alle giovani donne che si stanno affacciando al mondo del lavoro, anche magari alle giovani donne che si stanno affacciando a ruoli manageriali, è questo. Allora, prima di tutto, da un punto di vista più pragmatico, cercare di essere delle spugne, cioè di assorbire tutti gli aspetti rilevanti del proprio ambito di interesse
non solo andando nel dettaglio di quell'ambito particolare, ma anche vedendo tutto il contesto, quindi leggendo, verificando magari il contesto geopolitico, eccetera. Cioè, la competenza deve essere messa a servizio in un contesto più ampio. Ecco, quindi il mio consiglio è quello di adottare un ampio spettro, ecco. Il secondo punto è quello a cui facevo riferimento prima, cioè trovare la propria luce. E come ho detto prima, io ho fatto un po' la quadratura del cerchio quando poi ho iniziato a lavorare su strumenti finanziari con riferimento alle imprese culturali oppure con riferimento alle imprese sociali, e per me è stato proprio il momento in cui forse mi sono sentita rifiorire, ecco, in un certo senso. E mi rendo conto che questo ha un grosso impatto, insomma, positivo sul modo in cui io affronto il lavoro, ma anche sul modo in cui mi relaziono con i miei collaboratori e con i miei colleghi. E poi la terza cosa che mi sento di dire, soprattutto magari alle le persone che si stanno affacciando adesso sul mondo del lavoro, è osare. C'è una posizione magari anche dall'altra parte del mondo che pensate possa fare al caso vostro, non abbiate paura. Certo, uno deve essere consapevole dei propri limiti e essere anche umile abbastanza dal cercare di lavorarci su, però non vi ponete limiti per quanto riguarda le vostre possibilità. Se qualcuno mi avesse detto nei miei 20 anni, che ai miei 40, insomma, avrei ricoperto questo ruolo, avrei pensato che stesse scherzando, ma in realtà, diciamo, sono qui. Quindi non abbiate paura. Ok, siamo in conclusione. Vorrei concludere con una nota simpatica. Dopo questi anni trascorsi in Lussemburgo, c'è un tratto tipicamente italiano che, nonostante il tempo all'estero, non ha perso? Forse ce ne sono tanti, però probabilmente i miei colleghi tornerebbero sul punto della sintesi, perché magari mi dilungo un po' nel parlare. E poi sicuramente l'amore per il caffè, l'espresso naturalmente, è una passione che, anzi, più sto lontano da casa, più si sviluppa. Quindi ho coinvolto vari colleghi non italiani in questo rito imprescindibile del caffè, certo prima dell'avvento del Covid, e quindi sanno che è diventato non semplicemente il momento in cui si assapora la bevanda, ma c'è tutto, insomma, un rituale, c'è tutto un significato dietro, ecco. Va bene. Allora, dottoressa Manca, io a nome di Homo Faber Italia voglio ringraziarla per questa bella chiacchierata. Vorrei sottolineare i punti significativi che ha citato durante questa intervista, che penso che i nostri spettatori potranno fare tesoro. Il primo punto è quello di avere la passione in quello che si fa, come aspetto molto importante per, diciamo, avere una carriera di successo. Il secondo punto è quello di avere anche empatia. E il terzo punto è quello di cercare di non essere timidi, di osare di più. Quindi la ringraziamo per questa disponibilità e ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie. Grazie mille a voi e a presto.